l'unico show che ha trovato il modo di far durare il mese del Pride tutto l'anno! Revisionare il calendario gregoriano! Gaynaio, femisexaio, Mary Striparzo, aprimelo, ma gender, giugno, lesbicuglio, agende rosso, trans settembre, ottobre, no omofobivembre, e dateci i diritti che ci spettano, dicembre! Cominciamo, sigla! Che bello il mese del Pride! Vorrei che fosse permanente! O magari solo 6 mesi all'anno! Semi-permanente! Come dite? Semi-permanente come le unghie! Che bella idea! Rendiamo gay le nostre nails! Mani queer! Oh, scopriamo assieme come rendere le vostre unghie da noiose a gayose con prodotti nails di altissima qualità! Abbiamo con noi 4 set di unghie per creare assieme un... unghia. Perché 12 pezzi? Puoi fare anche 2 dita di piedi? Partiamo attaccando le unghie fra di loro con questa colla per unghie Melissa Professional. Come wow. Me. Vorrei anche fare un saluto a tutte le nail artist e i nail artist che ci seguono, perché penso sarà l'ultima volta che li avremo con noi. Il problema è che nella città metropolitana di Milano manca un cazzo di negozio che ti venda un'unghia più lunga di 0.5 centimetro. E quindi noi che cosa dobbiamo fare? Crearcele. Non mi sembra giusto. No. Oh, aia. Oh. Aia, 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 aia. Aia. Oh, oh, ah, oh. Qui abbiamo un mignolo. Ci restano solo le altre 10 dita della mano. Ulala. Ah, guardate, quest'unghia è impreziosita con uno strato di epidermide. Molto bene. Tutto il pollice secco. Sapete quegli esseri umani che continuano a ripetere sempre gli stessi errori? Io oggi sono uno di quelli. Eccoci qui, dopo 2 ore a camere spente, siamo riusciti a creare queste splendide nails. Incolliamo. Ci metto un po' di colla. Sento che si vuole portare via la mia unghia. Ma poi come si staccano? Tirando. Raga, il capolavoro è ultimato! C'è stata una problematica nell'incollare delle unghie fra di loro, perché hanno tutte la loro inclinazione. Sono incarnite. Sono... Bagia. Guarda come posso rinfrescare il ricciolo, no? Ora il concetto è attaccare queste da quest'altra parte. Se io le prendo tutte e le metto tutte così a forma di mano, poi faccio così. Allora, raga, ma siamo sicuri che io non sia il prossimo anello nella catena evolutiva dell'essere umano? Siamo pronti a mostrare il risultato finale? Are you ready? Belle. Vuoi che applauda? Immaginami su un letto. Io ti immagino digitare dei tasti. Ah. Il problema, secondo me, di queste unghie è che sono ad unche. È perfetto se non volete lavorare, vi presentate in ufficio così. Ecco, il trackpad lo dovete usare con la nocca. Veramente molto comodo. Posso dire che è più preciso del dito, perché proprio hai 1 millimetro per selezionare il tasto. Ah, dentro l'orecchio. Ah, questo rumore mi piace. Facciamo un momento ASMR con l'angioletto. Un... Bon, andiamo avanti. Quello che voi vedete, dite wow Edoardo, ci hai già dato tanto, è solo l'inizio. Quindi cominciamo a decorarle. Abbiamo qui dei brillantini professional in piccoli vasetti. Prendiamo le nostre forbici di fiducia e apriamo la confezione. Forse mi balena per la testa che queste cose andassero aperte prima. No. Però fa parte della nostra professionalità. Selezionerei come primo vasetto quel... Quello che volevo è quello rosa che è rimasto qui. La professionalità si apre. Vorrei decorare il mignolo con delle perline rosa. Applico la nostra colla professionale e poi applico il brillantino. Beh, allora, i brillantini hanno dato. Abbiamo pensato, cosa c'è di bello, arcobaleno e un po' pride? Gli orsetti gommosi! Ne selezioniamo. Me ne lanci uno. Certo, amore. Quanto tempo hai? Ti va bene anche 3? Aspetta, Ti riunisco. Così ti arrivano l'unica pallina. Attento. No, sulla vacca. Troppo buoni per darli ai bambini. Allora, ci riproviamo. Ah, oh, guarda wow. Che bello effetto. Perfetti anche per chi si mangia le unghie. Capito? Poi abbiamo una serie di decorazioni per torte. Ma perché non considerarle anche decorazioni per unghie? Ora, io non è che ho bisogno di qualcuno per aprire questa cosa, perché lo so fare molto bene da solo. Non è che ho bisogno di qualcuno. Ah, eccoci qua. Oh, allora, abbiamo... Oh no, Berti, si è staccato l'orsetto. Oh no, mi sta venendo la diarrea da caldo. Cos'è la diarrea da caldo? Sai quando hai tanto caldo e ti viene la diarrea? Ho quasi bisogno del tuo aiuto. No. Faccio io perché qui no, siamo... Allora, un attimino di calma innanzitutto. Vuoi una carezza?
danni permanenti alla cornea. Sarà come un vero salone perché come? Però Alberto, ma no, un po' di rispetto. Palline argentate. Io metto un po' di colla. Guarda qui che lavoro di squadra. Io non ho mai capito il senso di queste nei dolci. Sono foraggiate dalla casta dei dentisti che vuole che tu ti spacchi un dente. No, la pioggia secondo me non funzionerà. Ciao! No, è Alberto! Questi gli scarafaggi se li mangiano! Alberto, ma sembriamo dei bambini! Dai, no! Dai, lavorare! La vita fa tic-tac! Ritmo fa tic-tac! La vita fa tic-tac-tac! Guarda come si muovono bene le cose su questo tavolo! Perché c'è uno strato di perline! Guarda questo! Andiamo con un azzurro maschietto. Wow. Sul pollice sinistro vogliamo che si posi una preziosa mariposa. Guardate che pollice prezioso. Una farfalla che vola. Ma che progetto mastodontico in cui ci siamo lanciati. Questa mano è completata. Wow. Fate uno screen e portatelo dai vostri nail artist di fiducia. Abbiamo altre tre unghie. Su una ci attacchiamo un R di cioccolata. Oh no, che puzza questa cioccolata. Perché sta da feci? Certo, no, non possiamo attaccare la cioccolata. Proviamoci. C'era una parvenza di professionalità e tu sei venuto qui per mandare in vacca. Devi dire la lettera mentre mangi. E più no. Grazie Alberto che sei venuto qui per fare il tuo spuntino. Avanti che non c'è tempo da perdere. Io di questa mano sono veramente veramente orgoglioso. Ma che strano. Ma pensa un po' te. Ecco, questa sembra l'unghia che ho provato ad andare in bagno. È successo qualcosa. Un po' un'unghia vissuta. La stanchezza. Pensa io che devo anche portare il peso di tutta questa moda. Alberto vuole appendere un Charms Shabby Chic. C'è scritto Sweet Love. Te lo dedico, amore. Giustamente proporzionato all'unghia. Su questa un po' sporca di marrone che fa comunque un po' decapato Shabby Chic. Ok. Che bella che è venuta. Wow, raga. Guardate che effetto. Se uno ha la passione per lo shabby, per lo chic e per la nail art, qui è in brodo di giuggiole. Per le ultime due unghie della mano destra abbiamo scelto delle applique in ciniglia. Oh, servizio. Ma sei scemo? Ma sei stupido? Ma non si stacca? C'è la mia unghia sotto. Ma l'avete visto? Ma tu stai fuori di testa. Guarda che io ti denuncio. Ti faccio perdere il tuo cazzo di posto di lavoro. Pareggi. Senza tirare. Oh, per le ultime due dita abbiamo scelto degli inserti in ciniglia. Vado. Ringraziamo il nostro regista di fiducia Alberto, perché ha dimostrato come al solito di avere proattività e saper gestire anche una situazione moda come questa. Wow, che nails perfette per graffiare gli omofobi procurando loro un'infezione cutanea. Che divertente! Scopriamo assieme altre storie divertenti successe al Pride grazie ai vostri messaggi vocali. Se non vai al Pride, non ti divertirai. Oh, vi abbiamo chiesto su Instagram di mandarci messaggi vocali con storie divertenti successe al Pride. Ascoltiamole assieme. Pride del 2017. Ho mandato un selfie a mio padre, qui ero circondato di colori, bandiere. E lui, divertito, mi dice: wow, sì, che bello. Facile, easy. Pensavo più complesso. La cosa divertente è che poi la sera mi ha chiamato per chiedermi cosa avessi comprato al mercatino. No. Però il Pride è un po' un mercatino del divertimento. E soprattutto non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Esatto. Il mio primo Pride avevo tipo 16 anni. Wow. Ero addirittura nata dal parrucchiere perché comunque ci tenevo. Vado al Pride e dal carro qualcuno rovescia una birra intera che ovviamente è finita tutta sulla mia testa. Pride bagnato, Pride fortunato. Brava. Povera stronza. Sai cosa mi viene in mente? Cosa? Di quella volta che facendo il cameriere ho rovesciato un mojito in testa a un ragazzo. Lui bagnato fradicio di mojito con delle foglie di menta a decorargli i capelli. Una storia divertente è successa con la nostra amica che ha scelto di farsi un Pride con tutto il petto ricoperto di glitter. Si è messa la colla per unghie, fra l'altro. Poi pioggia di brillantini. Sembrava che l'avessero pucciata nel glitter. Era bellissima. Era un sogno. E la sera l'ha pagata perché non veniva più via niente. Le è andata una bruschinata in vasca con il guanto di crine. È venuta fuori che era fluorescente. Però per il Pride questo è d'altro. Pride a Bologna. Vedo passare questo ragazzo vestito in drag da Lady Gaga. Corro da lui, gli faccio: oh mio Dio, gli dica Perfect Illusion, ma sei pazzesco, bla bla bla. Lui si gira e mi faccia: oh Seba. E un ragazzo che avevo gustato Magic Kiss. Che figura merda. Il potere del drag. Neanche una parrucca di Lady Gaga annulla le brutte azioni del passato. Ero lì, favoloso cubista. A un certo punto mi sento una mano sulla spalla. Ciao Aldo. Ed è il mio ex con cui non parlavo da tipo 3 anni. E faccio: ciao, come stai?
Il tono lubrichette. E niente, mi saluta come se non ci odiassimo. 5 minuti di disagio, poi ho detto: ma che cazzo me ne frego, ho bevuto e sono andato avanti. La magia del Pride. Bravo, è vero. È una metafora della vita, bevi e vai avanti. Esatto. O non bere per forza. No, vai avanti. Da ubriachi si va avanti un po' meglio. Va avanti molto meglio, soprattutto se hai appena salutato il tuo ex. Edo, ma ti ricordi di quella volta che credevamo che un tizio volesse fare un attentato al Pride? Sì. C'era questo che si stava facendo tutta la manifestazione in giacca e cravatta e con un trolley. Noi eravamo lì tipo: ma tutto a posto. La nostra tecnica è stata spostarci due carri più avanti. Ma se deve succedere, almeno sentiamo il calore che arriva da dietro. Uno ci scrive che non può mandarci un vocale, però dice che è andato al Pride di nascosto e ha trovato suo cugino omofobo. Lui non mi ha visto, ma io sì. Capito? Era lì che si divertiva. Gli omofobi spesso sono degli omosessuali repressi che non si sono accettati. È un dramma per la nostra comunità. Sì. Ti odi talmente tanto che odi le altre persone. Che se può fare? Anche se sei omofobi, vabbè, andate ai Pride. Che magari... Perché magari vi si risveglia, sì, quel gene sopito. Capito? Sì. 2 anni fa al Pride nella mia città trovo mio zio con una maglietta con scritto: nessuno sa che sono lesbica. È stato molto bello, molte emozioni contrastanti. Bello! Wow. Ma è una di quelle cose un po' problematiche per cui un uomo etero dice sono lesbica perché gli piace la cincianfrulla? Potrebbe essere. Io spero di no. Il livello è talmente basso che non ci possiamo lamentare. Bravo zio. Spesso in famiglia ci sono degli alleati silenziosi. Provate a dire yas quando arriva la caponata Natale e vedere se qualcun altro dice yas. Ciao Edo, ciao Alberto. Ero in vacanza con mio padre, la compagna e la figlia ad Amsterdam e ci ritrovammo in un parco, senza saperlo, in cui stava tenendo l'Euro Pride. Yeah. Io ovviamente, non essendo dichiarato, dovevo far finta di nulla. Ah, questo è il Pride, ah vabbè. In realtà ero super felice. Tra palloncino a forma di peni e drag queen, noto questo bronzo di Riace senza maglietta con scritto sul petto Special Hugs. Mi fa cenno di venire verso di lui. Guardo attorno, corro verso di lui, lo abbraccio. Mio padre che mi guarda sconvolto. Intanto però stava facendo delle foto con delle drag queen. No vabbè. Oh, che bella scena. Le povere persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. Quanta recitazione hanno fatto tutti. Mamma tanto mia. Teatro. Però che bello almeno poter abbracciare dei bronzi di Riace. Ciao Edoardo, Alberto. Quando abbiamo fatto il Pride in spiaggia a Cagliari, mi sono ubriacata in console tipo alle 11 di mattina, perché ho scoperto che la mia ora conquilina, nonché best friend, mi faceva i vodka lemon in questo modo: vuotava una lattina di lemon soda e ci metteva dentro la vodka. Hello, Pride. Quindi era una vodka profumata al limone. Quel Pride in cui ho camminato così tanto, ma così tanto, che il giorno dopo non potevo più camminare perché avevo le emorroidi. Pensavo mi dicesse, che ne so, le vesciche ai piedi. Ma ti vengono le emorroidi se cammini tanto? A quanto pare sì. Che paura. Non potrò mai più camminare tanto allo stesso modo di prima dopo, vero, questo messaggio. Wow, che belle storie. Grazie raga di tutti i vostri messaggi, anche quelli che non siamo riusciti a mettere. È bello sapere che anche voi siete dei clown a piede libero in questo grande circo che è la vita. Ma ora è arrivato il momento di parlare di cose serie in modo divertente, proprio come il Gabibbo. O no? Il politicamente corretto ha rotto i coglioni. O no? Non si può più dire niente. E le donne no. E gli omosessuali no. E i disabili no. Che palle il politicamente corretto. O no? La definizione Treccani di politicamente corretto è un orientamento ideologico e culturale di estremo rispetto verso tutti, nel quale si evita ogni potenziale offesa verso determinate categorie di persone. A me sembra la base. È la stessa cosa che vi chiedeva Gesù: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma se ci pensate bene, Gesù era politicamente corretto. Non discriminava le sex worker, infatti girava con Maria Maddalena. Aveva una crew di 12 uomini, quindi per la legge statistica di un gay ogni 10 persone sicuramente a uno o due apostoli piaceva il crocifisso. E poi ha ridato la vista a un cieco. Nel Vangelo secondo Marco si racconta che Gesù ha sputato negli occhi a un cieco e quando questo si è sciacquato ci vedeva. Cioè Gesù ha visto un disabile e l'ha trasformato in non disabile sputando andogli addosso. Ah, allora forse no, Gesù non era politicamente corretto nei confronti dei disabili. Vabbè, Gesù ha fatto anche cose buone, dai. Comunque il politicamente corretto non è altro che gente che vi chiede di essere rispettata. Guardate che è più semplice di come sembra. Ad esempio, io che sono omosessuale ti chiedo di non dire delle cose che mi offendono. E lo posso fare proprio perché sono omosessuale con esperienza pluriennale in offese ricevute. È come quando Giovanni Rana ti scrive nella confezione di tortellini che devono cuocere in 3 minuti. Tu li cuoci in 3 minuti? Punto! Ovvio che li puoi cuocere in 10 minuti, però ti viene fuori una tisana ricotta e spinaci. E se Giovanni Rana viene e ti dice sto c***o, ha ragione. Quindi ascoltate quello che le persone hanno da dire. E se non lo fate, spero scenda Gesù e vi sputi in faccia, così almeno aprite gli occhi. E voi preferireste farvi sputare in faccia da Gesù o da Giovanni Rana? Fatecelo sapere nei commenti di qui sotto. E già che ci siete, iscrivetevi al canale YouTube. Iscriviti.
grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sempre qui settimana prossima per scoprire assieme se la comica preferita da Gesù è Gesù Happy Cucciari. Grazie, ciao. La polizia delle unghie che è venuta a prenderci. Si capisce che cosa c'è in questo cervellino? Non si capisce. Ma qui sta andando in cancrena qualcosa. Lo vedi che è un po' viola? Oh, oh. Alberto, qual è il numero del pronto soccorso?